Ciao a tutti ragazzi, oggi video in collaborazione con Cuomi. Probabilmente molti di voi lo conosceranno già, invece per chi ancora non l'ha mai sentito, Cuomi è un servizio, possiamo dire così, davvero molto molto interessante. In pratica possiamo dire che è un po' una risposta a tutte le persone che non hanno né tempo né voglia di mettersi a cucinare la sera e soprattutto tutte quelle persone che vengono afflitte dal dubbio: che cavolo faccio stasera per cena? Sul sito, e di cui vi metterò il link nella descrizione, ma semplicemente basta scrivere Cuomi su internet, trovate una selezione di ricette che non sono mai uguali perché cambiano tutte le settimane, e potete selezionare il numero di persone, quindi se siete una coppia, come nel mio caso, mettete due persone; se siete una famiglia potete mettere quattro; se siete una coppia molto golosa potete mettere quattro persone uguali. E poi, una volta inserite il numero di persone, andate a scegliere le ricette. Di ricette ce n'è un po' per tutti i gusti. La scelta non è ampissima, cioè non avete 200 ricette tra cui scegliere, e questo è comunque un indice di qualità, perché tutti gli ingredienti vengono selezionati, sono freschissimi, e Cuomi sostiene la fondazione Slow Food, quindi c'è proprio un'attenzione nello scegliere ogni settimana le ricette giuste. Però c'è comunque una buonissima scelta: ci sono le ricette per gli onnivori, quelle a base di pesce, ci sono ricette vegetariane se siete vegetariani, ad esempio questa settimana ci sono quelle senza lattosio, senza glutine, insomma ce n'è davvero per tutti. Andate a scegliere quindi il numero di ricette, il numero di cene che volete acquistare, le persone come dicevo prima, e potete procedere con l'ordine. Semplicissimo. A questo punto non vi rimane che aspettare il vostro pacchetto già pronto e preparato che vi arrivi a casa. Prima di aprire insieme a voi il pacco, volevo dirvi che molto molto gentilmente l'azienda mi ha dato un codice sconto solo per voi. Io non ho nessuna commissione, è solo esclusivamente per voi, un codice sconto di 10 euro. Io molto probabilmente lo utilizzerò finita la collaborazione, perché 10 euro è davvero un ottimo sconto. Io mi sono fatta un rapido calcolo, me lo sono segnato, perché ad esempio, vi faccio questo esempio: se prendete 4 ricette per 4 persone, quindi un totale di 16 pasti, andate a spendere, applicando il codice sconto di 10 euro, solo 3 euro circa a pasto, che se ci pensate è pochissimo per una cena di qualità, perché ripeto, gli ingredienti che trovate qua dentro sono davvero di ottima qualità, e potete andare a vedere sul sito di Cuomi anche tutti quanti i produttori con cui collaborano. Apriamo il pacco quindi finalmente. Ah, una cosa che non vi ho detto è che gli ingredienti che trovate all'interno sono esattamente pesati, dosati per le ricette e le persone che avete scelto, quindi non avete né spreco di cibo né spreco di tempo nel dover pesare poi tutto quanto. Allora, che emozione! Qui ho del pane, non mi ricordo bene a che cosa serve, comunque del pane. E qua c'è il vero e proprio paccone di Cuomi. Come vedete è tutto quanto contenuto dentro a questi sacchetti refrigeranti, questi con all'interno il gel refrigerante, in modo da mantenere tutto quanto fresco. Allora, nella scatola trovate anche ovviamente i foglietti con le ricettine. Io ho scelto questa settimana i ravioli al limone con trito di verdurine, e mi sa che questi saranno i prescelti per questo video, e le melanzane molto probabilmente le farò in un cosa mangio in un giorno, quindi prestissimo le vedrete. Quindi qua c'è la ricetta con tutti quanti i passaggi. Abbiamo ovviamente i ravioli al limone che utilizzeremo tra pochissimo. Abbiamo qua tutte quante le verdurine con all'interno anche una bustina di pomodoro concentrato. Carine queste bustine. Ah, ok, c'è proprio tutto. C'è anche lo spicchio d'aglio, nel caso qualcuno non lo avesse. Io non ho mai aglio a casa perché non lo uso. Spicchio d'aglio, peperoni, melanzana. C'è la bustina di mandorle già pesata, è comodissima questa cosa. E qui le altre verdurine, con carota, prezzemolo, sedano, c'è anche uno scalogno. Praticamente qua mi sta rifornendo di cipolle e aglio. E qua ovviamente il quartirolo lombardo per le melanzane.
Per prima cosa andiamo a mettere su ovviamente l'acqua per i nostri ravioli. Lo mettiamo sul fuoco. Il prossimo passaggio è tritare scalogno, carota e sedano a dadini piccoli. Io del sedano ho tolto un po' di foglie perché in realtà non mi piace molto il sapore delle foglie, però insomma quello va a gusto. Ho tenuto i gambi perché secondo me sono la parte un po' più buona, un po' meno forte, ecco. Mi stavo rendendo conto adesso, una cosa che in realtà non avevo pensato, che leggere i passaggi, anche se sono cose così semplici come fare il soffritto, fare la dadolata di verdure, è una cosa alla base proprio della cucina, è una cosa molto comoda, cioè tu sai già dove devi mettere le mani, spegni il cervello ed esegui. E anche per me, che comunque cucinare è un po' il mio pane quotidiano, so dove devo mettere le mani, però mi dà proprio un aiuto, è una mano in più e devo dire non immaginavo. Proprio vado in pausa, soprattutto magari quando uno torna a casa molto stanco, non pensa a niente, perché comunque cucinare è stancante secondo me, non tanto dal punto di vista fisico ma dal punto di vista mentale, perché cioè devi stare un casino concentrato anche quando fai le cose semplici, però hai l'acqua, devi fare le verdure, devi stare attento che quello non si brucia, che quello non si scuoce, insomma devi un attimo stare concentrato. Invece così tu devi soltanto leggere quello che il foglio ti dice, molto comodo. Tritiamo anche lo scalogno. Come vedete il mio coltello inizia a diventare un po' vecchio, dovrei affilarlo di nuovo. Adesso, come da istruzioni, 2 cucchiai di olio, utilizziamo già che ci siamo questo qui che ci hanno mandato, così lo proviamo, nella padella. Facciamo un po' occhio, 1 e 2, e buttiamo dentro tutte le nostre verdure. Vi confesso che è la prima volta che faccio sedano, carota, cipolla, è la cosa più classica della cucina italiana, però non, è una cosa che non utilizzo mai perché a casa nostra mamma non ha mai fatto il soffritto di sedano, carota, cipolla, ma in realtà quasi non le metteva neanche nel brodo, quindi è una novità per me. Intanto che le verdure cuociono, andiamo a tritare il prezzemolo. Piccolissima modifica, fra virgolette perché non è proprio una modifica, vado ad aggiungere un goccio d'acqua alle verdure perché in realtà mi piace mangiarle un po' più cotte, soprattutto quando c'è lo scalogno o la cipolla, che sapete io non li amo come sapore, se sono un po' più morbidi a me piace di più, però anche questo va molto a gusto. Le verdure sono praticamente pronte, quindi possiamo buttare i ravioli. Io ho sempre dei problemi nel buttare la pasta, ok? Perché ogni volta mi brucio. Aggiungo un po' di sale e lasciamo cuocere. Le indicazioni sul pacco sono 2 minuti, quindi tra pochissimo sono pronti per essere scolati. Allora, scoliamo i nostri ravioli e li mettiamo insieme alle verdure. Adesso li facciamo saltare qualche minuto insieme appunto alle verdure, così si insaporiscono bene e poi praticamente il piatto è pronto. Ci siamo! Allora possiamo impiattare. Io con l'impiattamento non sono un asso, lo sapete. Completiamo quindi con la spolveratina di prezzemolo. E il nostro piatto è pronto! Guardate che bello, è coloratissimo e ha davvero un ottimo profumo, devo dire. Direi che è venuto un bel lavoro. Io spero tanto che questo video vi sia piaciuto, spero di avervi consigliato un buon servizio, un buon sito, a me è piaciuta davvero moltissimo la loro idea. Se conoscete già Cuomi, lo avete utilizzato, lo utilizzate, lasciateci un commento, così magari può essere utile anche agli altri utenti che ancora non lo conoscono e non hanno mai acquistato da loro. Io vi mando un grossissimo bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!